Lei non ha partecipato all'ultima direzione provinciale del PD di Caserta, convocata dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Vitale. Ci spieghi i motivi del suo dissenso. Io non ho partecipato perché innanzitutto non c'era una proposta. La proposta doveva essere quella di un'unità del partito a cui magari venivano chiamati tutti a dare il loro contributo in vista di una scadenza elettorale. Tutto questo non c'è stato, ci sono state delle riunioni, anche alla presenza del segretario regionale, che però non è che hanno visto dare una proposta politica. Si è continuato a vivacchiare, c'è qualcuno che pensa di essere maggioranza, non so con quali numeri, però pensa di esserlo, e gli altri li chiama dissidenti, ma uno deve essere dissidente a qualcosa, qualche maggioranza. Se la maggioranza non c'è, non c'è neanche la dissidenza. Ora, credo che il buon Raffaele Vitale, che ha gestito un'elezione regionale senza che nessuno se ne accorgesse, almeno non me ne sono accorto, adesso vorrebbe gestire le elezioni amministrative, e se non ce ne accorgiamo diventa questa volta più complicato, che le elezioni amministrative sono più complicate di quelle regionali. È necessario avere un quadro politico chiaro nel partito, questo lo si può avere chiaramente se si mette mano ad un'organizzazione seria, e forse è arrivato anche il momento di mettere mano alla discussione se Vitale può continuare a fare il segretario. Vitale però dice che ha cercato in ogni modo di coinvolgere le altre anime del partito. Chi è che mente, chi è che dice la verità? Ma io non so in che modo vuole coinvolgere le altre anime, però una cosa è certa, si coinvolge il partito, si coinvolgono tutti i dirigenti se si parte da una proposta politica. In assenza di una proposta politica poi ci sono coinvolgimenti di tre a me, due a te, quattro a me, però non credo che tutto questo possa servire a rilanciare il Partito Democratico nella nostra provincia, ma soprattutto a darci la possibilità di vincere a Caserta e ad Aversa.